Eccolo qui, ce l'abbiamo collegato, benissimo. Ciao, mi sentite? Perché ho qualche problema di collegamento, sono in movimento e volevo portare il saluto mio personale, oltre che della Regione del Veneto, del Presidente Luca Zaia, per questo progetto veramente intelligente, direi oltre che innovativo, che coniuga la valorizzazione di quello che è il nostro patrimonio culturale monumentale delle ville venete. Pensate, abbiamo oltre 3.900 ville venete che sono distribuite su tutta la nostra regione, e quindi vuol dire che ogni comune può vantare una realtà da valorizzare e che rappresentano per noi un po' anche un elemento di cultura, di identità, di attaccamento ad una storia e a un territorio. E naturalmente riuscire in questa iniziativa anche a valorizzare il lavoro dei giovani, delle donne, la capacità e la creatività artistica che non hanno mai fatto difetto, tra l'altro, diciamo, agli italiani come i veneti in particolare, ecco, penso sia un modello assolutamente intelligente. Devo sottolineare come per noi questo sia un modo anche per far conoscere questo patrimonio culturale, artistico, architettonico, che rappresenta anche un volano per la promozione del territorio, per fare ripartire anche un turismo che oggi ha bisogno di molta attenzione e che può trovare attraverso anche questo veicolo una spinta ulteriore. Ecco. Quindi l'iniziativa sicuramente si sposa perfettamente con le tante iniziative che in Veneto stanno nascendo e che valorizzano il nostro patrimonio culturale, artistico, i nostri giovani, le donne in particolare e la creatività. Devo dire quindi un complimenti a tutti voi e non posso che augurarvi il miglior svolgimento e naturalmente facciamo un in bocca al lupo anche a tutti coloro, a tutte le nostre donne che parteciperanno a queste iniziative. I talenti.